Salve ragazzi e bentrovati su Radio Smeraldo. Oggi siamo qui in questa nuova puntata di Smeraldo's Got Talent in compagnia di Andrea Amaru. Dove sei adesso che non sei con me? Ciao e benvenuto. Ciao a tutti gli ascoltatori, come stai? Tutto bene, grazie. Tu come va? Tutto bene? Io alla grande, stiamo procedendo, stiamo seminando, speriamo di raccogliere il più presto possibile quanto ci spetta, ecco, diciamo così. Ottimo, ok. Allora, Andrea, io innanzitutto, la prima cosa che vorrei sapere da te è come nasce questa tua grande passione per la musica? Quindi nasce già praticamente in me da quando nasce, poi sai, col tempo impari a coltivarlo, impari a farne da prima diventa un hobby, poi chi ha la fortuna di farlo diventare poi un lavoro, diciamo così, riesce ad alimentare questo fuoco che ti brucia dentro fin dall'inizio. Quindi ecco, diciamo che ci sono proprio col tempo fin dai primi anni di scuola, partendo un po' dalle basi, no? All'inizio col flauto, poi piano piano passando alla chitarra, poi passando al pianoforte, coltivi questa cosa, alimenti questo fuoco e piano piano cerchi di farlo crescere il più possibile, ecco, anche se permetto che non si finisce mai di imparare perché questo è un lavoro, è un'attività in cui campassi anche 100 anni, c'è sempre da imparare da chiunque e comunque. Certo, giusto. Ma senti, tu come andresti a definire la tua musica con tre aggettivi? Ho capito, ottimo. E parliamo proprio del tuo singolo, ovvero di Ti sento ancora. Ecco, che cos'è che ti ha in qualche modo ispirato alla scrittura di questo testo? Quindi questo brano è nato anche dalla sua penna, praticamente è rimasto lì in incubazione per diversi anni finché ho deciso di portarlo alla luce perché meritava di essere ascoltato, secondo il mio umile punto di vista ovviamente. Però i risultati ci stanno dando abbastanza ragione, quindi penso di aver azzeccato il pronostico. Ti ripeto, è nato appunto da un'esperienza passata da questa persona a me molto vicina, e quindi come ho già detto, appunto, meritava di essere condivisa con più persone possibile. Ho capito, ottimo. Ma senti, c'è un cantautore a cui tu ti ispiri? Ma io a me piace molto, parliamo di cantautori, vado a finire subito sul classico, su quelli che non moriranno mai, secondo il mio punto di vista, che sono comunque Baglioni, piuttosto che Battisti, piuttosto che apprezzo
sono stati venditi, cocciante, mango, cioè, Grignani, cioè, non ho un ideale a cui mi ispiro principalmente, mi ascolto molto D'Alesso, tutto D'Alesso, Finizio, anche D'Angelo, cioè, quindi artisti del panorama partenopeo, gli apprezzo perché nel mio repertorio c'è anche... fanno anche parte i pezzi, i brani di quel genere, e quindi diciamo che ho una visione abbastanza ampia per quel che riguarda lo stile musicale e cantautorale. Ho capito, ottimo. E senti, che progetti hai per il futuro invece? Io, guarda, abbiamo appena finito di pianificare una mini tournée che partirà dall'estero e stiamo adesso in questi giorni pianificando quella per quel che riguarda invece le date italiane. Ci stiamo concentrando molto sulla promozione di questo singolo e quindi questo è qui a quello a cui stiamo lavorando in questo momento. Ho capito, ottimo. E allora guarda, noi di Radio Smeraldo ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la tua carriera. Io vi ringrazio e vi abbraccio tutti. Grazie a te, guarda, per noi è stato un piacere poter parlare con te. Più per me, più per me. D'accordo, ciao Andrea, alla prossima. Ciao Giacomo, una grazie e un abbraccio a tutti, grazie, ciao. Bene ragazzi, un'altra puntata della nostra fantastica rubrica è giunta al termine. Come sempre, io vi ricordo che se conoscete anche voi un talento, potete suggerircelo, perché ricordate che Radio Smeraldo siete voi. Detto questo, vi porgo i miei più cari saluti. Mi raccomando ragazzi, continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo, seguiteci su Facebook e anche su Instagram. Io vi aspetto come sempre alla prossima puntata, un saluto a tutti voi e ciao ciao!